Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale, eccoci qui di nuovo con Formula 1 2019, pronti per il Gran Premio di Austin in Texas. Il meteo è leggermente nuvoloso, ma ci sta. Siamo pronti per questo terz'ultimo appuntamento di questa nostra sesta stagione. Siamo a 30 punti di vantaggio su Max Verstappen, che nello scorso Gran Premio forse anche un po' il team ci si è messo a sabotarlo un pochino. Bravissimo il team, bravissimo, mi sembra anche giusto. Andiamo subito in qualifica, ragazzi, come detto in questi giorni a pressione con i video di Formula 1, perché prossima settimana si parte con Formula 1 2020, quindi dobbiamo essere pronti e scattanti, pronti e scattanti. Allora, aspetta, questo è il primo e questo è il secondo, giusto? Vai così di prepotenza. Poi, come detto, datemi tempo e ci attrezzeremo anche con un volante da F1. Per il momento andiamo comunque, cerchiamo comunque di andare a cannone con il volante GT. Max Verstappen permettendo. Lo dobbiamo aggredire in modo clamoroso tutti i cordoli. Stare comunque attenti, molto attenti in staccata, perché questo, sta pedaliera bisogna spingere come se non ci fosse un domani, ma dalle sue soddisfazioni, dalle sue soddisfazioni. Sto iniziando a prendere un po' di confidenza e a prendere un po' di informazioni sul volante, sul setupino, in modo tale che poi ve ne posso anche parlare in modo, tra virgolette, più approfondito dopo un po' di test. Per il momento molto molto soddisfatto, direi. Beh, giustamente ci sta. Maledetto, ho sbagliato io nel finale. Siamo, ho sbagliato io. Siamo soddisfatti di questa posizione. Nel finale ho fatto qualche erroraccio di troppo, le ma le qualifiche sono terminate, quindi rivediamo i primi tre. Verstappen, si può limare, Norris, si può limare, possiamo tranquillamente stare con Max. Qui, ma il bello, il bello, il bello. Si può lottare con Max assolutamente, se andiamo a limare appunto quegli errori fatti nelle ultime curve. Se riesco a registrare per tempo, vorrei preparare il playsit anche per, come detto, trapanando con cattiveria. Prima dell'uscita di Formula 1 2020, spero di riuscire. Cerca di girare così anche in gara. Come detto, abbiate pazienza quando arriveranno sti episodi. Non lo so, li starò buttando random. Vediamo se che riusciamo a combinare. Anche perché, come detto, inizia a fare un caldo clamoroso. Quindi dobbiamo recuperare risorse per Formula 1 2020. Ma qua dobbiamo finire, mica lasciamo le stagioni così. Il porto d'amore, tira e molla negli Stati Uniti con la Formula 1. Finalmente ha trovato il suo equilibrio nel 2012. Vediamo ora la griglia di partenza. Le sappiamo. Gara di oggi. Vediamo un po'. Superstar Max Verstappen niente problemi per Max. Lando Norris, che scatterà dalla P2. Per quanto riguarda il resto della griglia, Perez, lo scienziato, Lewis. Siamo tutti lì, Perez, che ci sta a fregare sempre in pole. Cioè in pole, in qualifica. E Max, vabbè, sul giro veloce. Non Max devi frenare subito forte quando affronti la prima curva, considerando la pendenza. È una curva lenta però, perciò non fare danni. Buona fortuna. Cerco di non fare danni, ma non ti assicuro niente, non ti assicuro niente. Allora, andiamo ad abbassare un pochino la benza. Ne lasciamo poco di più. Guarda, facciamo anche così. Per quanto riguarda gli pneumatici, onestamente non saprei se andare a fare un giro di più. Io ci provo. Tentiamo, signori, tentiamo. Mi raccomando, come sempre, voi lasciate like, condividete per supportare serie e canale. E, come detto, restate sintonizzati perché a breve, insomma, tanta sportiveggianza racing. Thank you.
attenzione, ruota a ruota con Lucas Weber. Ha avuto una partenza molto sportiveggiante, mentre lì davanti Lando Norris si è preso la posizione su Max Verstappen. Max Verstappen di solito all'inizio perde sempre la posizione quando sta in pole, una volta Perez nella scorsa gara, un Norris. Ottimo inizio, ci troviamo in una buona posizione. Aspettate che qua vedete come si scatasta tutto. Sempre un attimo complicato. Sì, devo inchiodarlo il prima possibile. Ora abbiamo sia questa gara che Brasile, dove dobbiamo assolutamente cercare di fare più punti possibili, perché l'ultima, diciamo, che ci mette sempre in difficoltà è quella tra le tre, un po' più difficile per me. Vediamo un pochino. Qua sembra che Norris vada un po' più piano lì nel misto, che Verstappen adesso gli è incollato, sperando che Norris faccia un po' di resistenza, almeno si spera, magari ci aiuta un po' da tappo, che ne so. Dai Lando, dacci una mano. In queste fasi di controsterzo con una corona così ampia del volante è un po' più complicato fare queste correzioni. Per quello ci dobbiamo attrezzare, di solito si utilizza una corona più piccola per Formula 1. Piano piano, vediamo anche in base alla disponibilità, eccetera. Perché vanno a ruba le corone, soprattutto quelle da Formula 1. Proprio qua dovevamo sbagliare. Mannaggia. Stavamo abbastanza vicini, ma ci siamo fatti fregare al tornantino. Fortuna Norris sta resistendo, eh. Noi abbiamo perso troppo, dovevamo stare più vicini per poter utilizzare il DRS, ma vediamo qua nel misto se ci si riesce ad avvicinarci e poi per poterlo utilizzare nell'altro rettilineo.
Là rischiamo sempre di andare un po' lunghetti. Guarda Norris come si difende. Però Max ne ha di più, vabbè che là come detto col DRS giustamente. Però si sta difendendo bene Lando. Norris è appena passato al comando. Oddio, ci stava pure prima, però va bene. Forse è stato un momento in cui Max stava di lato. Adesso ci siamo avvicinati un po'. Anche se come detto noi soffriamo tanto nelle ripartenze che di quel tornantino lì dove poi si può usare il DRS, e questo ci potrebbe mettere un po' in difficoltà. Andiamo più piano ad affrontare il tornantino e poi approfittiamone qua. Perché Lando difendendosi così riesce a anche a far sbagliare, non sbagliare, però giustamente là avendo quella traiettoria poi un po' lo frena Max. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Attenzione. Madonna, lunghissimi, sportellata a Lando che faccio passare. Se vuole passare. Max no. Max non passa. Davvero. Sono andato lunghissimo, signori. Un po' sullo sporco ci ha fregato. Meno male che gli abbiamo dato una sportellata in derapata, perché sennò spaccavamo tutto. Dai che ci abbiamo pure noi il DRS, quindi almeno riusciamo a resistere un po'. La batteria ha poca carica, riduci l'erogazione delle RS. Cerchiamo però di starli incollati pure noi a Lando, se no siamo noi che facciamo da tappo a Max. Comunque c'è stato un attimo una splashata, non so se aveva perso qualcosa. Adesso rivedendo nell'HUD, vedete che sto vedendo un po' le gomme, non so se è saltato qualche frame di registrazione che poi dovrò vedere in fase di editing, perché in realtà il sta ancora registrando. Comunque vi stavo dicendo, adesso rispippolando un po' destra e sinistra le impostazioni, stavo anche chiacchierando, non so se la parte dove vi stavo dicendo delle gomme eccetera ci sia ancora, comunque va a ridico nel caso. E praticamente andando a vedere come stavano adesso le gomme, ho notato che effettivamente quando abbiamo toccato Norris l'alettone un pochino si è danneggiato. Quindi non sempre esce il pop-upino del danno, ma
l'avevamo danneggiato, sì, quindi. Sto vedendo gli pneumatici. Come detto, mentre stava a chiacchierare. Questo sapete quando capita il fatto delle splashate? Ogni tanto me lo dite anche voi per le registrazioni. Quando gioco con alcuni giochi che praticamente il programma non riconosce che siano a tutto schermo, quindi devo registrare proprio lo schermo. E non... oh merda. E non il gioco. E se mi dimentico poi di toglierlo in altri giochi che invece vengono visti bene, maledizione. Splash ogni tanto mi dà quell'errore nella schermata. Mo spero che... alcune informazioni su Butler. La sua vettura ha un problema ed è costretto a rallentare. Ecco, spero che non si sia sbragata la registrazione, ma in linea teorica l'ha fatto già qualche altra volta. Ricorda di rientrare ai box a questo giro. Insomma, ma ha fatto pure deconcentrare sta cosa. Devo ricordare di disattivare sta cosa, così si registra un altro formato. Attenzione, entra anche Lando. Noi siamo entrati in derapata, tra l'altro. Allora, veloci qua, veloci col pit. Dovete essere sportiveggianti. Dai, dai, che l'abbiamo fregato al pit, mamma mia. Vedete perché si va a mettere quando fa il contratto efficienza alta al pit stop? Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Quella è fondamentale, l'efficienza al pit stop a livello 3. Perché sono più veloci degli altri a fare il pit stop poi, quindi... cerchiamo di avvicinarci a... Gasly che magari ci dà una mano col DRS poi. Un po' troppo distante, mi sa. No. Però. Perché la Ferrari è messa molto male. Troppo lontani. Kiat lì davanti. Abbiamo carburante a sufficienza per altri al 5 bloccaggio. Giri. Max è rientrato ai box. Max ai box. Ok. Attenzione Max all'interno, ma gli hanno montato le dure di nuovo, grande, grande team. È stato più veloce Max di noi, ma il team non si smentisce, per 4 giri gli hanno messo le dure, grandi, così mi piacete. È così che si fa. È così che si crea del panico all'interno di un team. Sono due volte che fanno sto piccolo scherzino a Max, che sarà entusiasta della cosa. Dai, attenzione però, perché sul dritto comunque va. La vettura dietro di te è rientrata per montare gomme medie. Gomme medie nella vettura dietro. Non pensavo provasse l'attacco, invece ci ha provato. Infatti non mi ero messo all'interno, però lì sai che se ti metti all'esterno loro giustamente tagliano la potenza, perché sennò escono, vanno lunghi come ho fatto io su Lando. Fortunatamente non sto sentendo problemi all'alettone. Danno evidentemente molto lieve. Un po' escerà normale.
Stiamo a fare la fila qua dietro, mi sa, eh. Damose, damose. Vabbè, se non ci saranno grandi lotti, non so se vi taglierò qualcosina. Sei all'ultimo giro. Grande ultimo giro per noi, signore. Intanto dietro Perez è andato a fregare di nuovo Max Verstappen, che come detto con le dure ha sicuramente qualche difficoltà in più. Noi in realtà invece abbiamo iniziato a macinare un pochino, quindi abbiamo preso un pochino di vantaggio, anche perché il fatto che giustamente se non chiacchiero mi concentro di più, quindi vado più, un pochino più veloce. E anche per le battaglie lì dietro, che come detto Perez ha preso la posizione a Max. Meglio per noi, naturalmente. Fortunatamente Perez non è mai riuscito a prenderci il DRS, perché l'Alfa va forte sul dritto, infatti l'ha superato proprio qua sul dritto Max. È così. Questi sono puntoni importantissimi. Importantissimi quando mancano due gare. Beh, signori, la prossima gara speriamo si riesca a decidere tutto, così famo pure in tempo. Altra gara e altra vittoria per la McLaren. I vincitori si stanno avvicinando al podio. La gara della McLaren. Certo, mi dispiace un po' per Max, perché riguardo. E stasera immagino ci sarà se da nella scorsa stagione ha avuto problemi di affidabilità, adesso ha avuto problemi con oggi il team. Non sono mancate le dimostrazioni di talento, Luca, ma chi è stato il pilota del giorno secondo comunque, te? Il giro veloce è rimasto il nostro Daniel Ricciardo, una prestazione incredibile. Il titolo costruttori è praticamente già assegnato, visto meno 41 comunque, meno 41 con questo risultato la McLaren è saldamente in testa alla classifica. Durante questo campionato hanno avuto alti e bassi, come tutte le altre scuderie, in realtà, ma hanno superato le difficoltà e sono risultati vincitori. La McLaren appunti, è di si nuovo può dire campione niente. Del mondo. Intanto la Renault risale la classifica con un'altra prestazione notevole. Andiamo avanti. E come detto, mancano un paio di gran ottimo premi, quindi oggi spero si riesca sentiamo le tue impressioni. Risolvere. Hai passato gli altri con grande facilità oggi. Ma stavamo proprio. Qual era la tua strategia? A tavoletta. Tanto non serve, ma. Sembra che il mondiale sia già deciso. Speriamo. Pensi sia ancora possibile qualche sorpresa? Ecco, facciamo così almeno. Ottimo. Hai visto? Beh, vedi, dopo che gli abbiamo fatto un no comment l'altra volta, però si è messo in riga, ha chiesto solo su di noi, senza inventarsi cose. Quindi, molto bene, anche se poteva dire qualche toccatina c'è stata, perché una sportellata a Lando gliel'abbiamo data, ma sempre in amicizia, comunque. Va bene, va bene. Volevo solo congratularmi. Grazie, per il caro. Te lo sei grazie, meritato. Caro. Agli ultimi giri abbiamo sudato freddo al momento. Ma in realtà è stato meno problematico di altre volte. Ragazzi, allora, come sempre, lasciate like, condividete, seguitemi su tutti i social che trovate in descrizione anche per le live. Noi ci vediamo al prossimo Gran Premio a brevissimo. Un saluto a tutti da quel tale Ale.